È dagli anni 50 che l'azienda agricola La Mura lavora per portare ai nostri palati un vino che cresce sempre di più nella qualità e oggigiorno riesce ad essere anche all'avanguardia, evolvendo poi in poggio delle Baccanti, grazie anche e soprattutto a Raffaele La Mura che è qui con noi, che ci parlerà in particolare della vendemmia fatta quest'anno. Certo, la vendemmia ancora in atto. Siamo reduci proprio da un duro lavoro. Sì, diciamo, siamo stati molto fortunati quest'anno perché soprattutto nella nostra area, quindi la zona dei Monti Lattari, abbiamo avuto un'ottima vendemmia. Siamo riusciti a vendemmiare prima che arrivasse questo cattivo tempo che ha fatto purtroppo molti danni all'agricoltura campana. Però abbiamo delle grandissime aspettative, vini con dei colori brillanti, bei profumi, un'ottima struttura, quindi c'è tutto quello che avevamo bisogno per ipotizzare di realizzare una bellissima annata. Quindi adesso toccherà a noi non commettere errori in cantina, noi come sempre ce la metteremo tutta. Everything is good and brown. Oh, I'm here again. A sunshine smile upon my face, my friends close at hand. And all my inhibitions have disappeared without a trace. I'm glad. Oh, that I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. Interplanetary. Di questo genere è importante l'annata e anche per questo possiamo dire che quest'anno è migliore del precedente, ma quello che fa più riflettere per quanto riguarda questa azienda è che possiamo parlare realmente come quando si dice dal produttore al consumatore, no? Sì. Perché voi ci mettete la fatica, le braccia, il sudore, la passione Sì, soprattutto. E siamo. poi siete riusciti anche a portarlo fuori, a farvi conoscere altrove. Non a caso siamo qui in questo convegno dove stiamo parlando di aziende di alto calibro e hanno scelto voi, Poggio delle Baccanti. Qual è il vostro segreto? Noi siamo un'azienda a conduzione familiare, lavorano tutti della famiglia nella nostra azienda, proprio perché diciamo, oggi bisogna sapersi sacrificare per portare avanti un'azienda, che non è facile. Veniamo fuori da un lungo periodo di crisi e stiamo puntando molto all'estero perché è un'ottima chiave di svolta anche per le piccole aziende, perché sta crescendo ovunque la cultura del vino. Noi stiamo iniziando a lavorare con il mercato statunitense, il mercato cinese, senza trascurare poi il mercato nostrano, quello serio, quindi un mercato fatto di aziende che come l'azienda che ospita questa manifestazione ha molta attenzione all'innovazione. Fa la differenza, quindi organizzare. A me ha fatto molto piacere partecipare perché vedo un'azienda di casa nostra che organizza un evento di questo livello e quindi noi siamo lieti di essere stati scelti e speriamo che poi si
si crea questa sinergia tra noi e tra le altre aziende che possa darci uno slancio ulteriore.